Bene. Ah, che bello, eh? Che bello, abbiamo iniziato bene. Chissà dove andremo a finire. Ma abbiamo saputo tante cose, tante perché se ce l'abbiamo proprio a perlina. Va bene, andiamo avanti, però basta, basta. Non va per niente bene. Basta. No, perché questo è molto importante, perché l'intestino dicono che sia il nostro secondo cervello. Perché ne abbiamo uno forse nella testa, non sì, a volte, tutti. Sì, appunto. Uno nell'intestino, sotto la canottiera, e qualcuno direttamente nelle mutande, che ragiona proprio solo con quello. Tipo questo signore di Livorno che si mette nelle mutande le meduse e poi fa il tuffo. Ecco, Livorno Alberto e il tuffo con la medusa nelle mutande sono mie amiche, non mi fanno paura. Ma mettiti anche due ricci, un gamberone, già che ci sei, Alberto. Ma ti pare? È una sfida. Eh no, perché a me dà fastidio persino la sabbia dentro il costume. Sì, però non ci interessa proprio entrare. Però ho capito, sì. No, sì. Perché essendo maschio, i maschi, sai, magari per fare un po' cinema si mettono il cotone, tipo, ma non le meduse. Fai il bagno col cotone. Appunto. Ma tu pensa a sta povera medusa, che non sarà consenziente, credo. Immaginati sta medusa che gira nel mare, ma si può vendicare. Tranquilla, serena, guarda l'orizzonte, l'unica preoccupazione è che la mangi una tartaruga marina, improvvisamente di colpo si trova spiaccicata tra le balle di un pensionato di Livorno. Cioè, è una brutta vita. Lei è abituata a ben altri pesci, tra l'altro. Che io appena ho letto ho detto, però la medusa è urticante. Cioè, ma sì. Poi bisogna fare la pipì, che poi lì è più comodo perché... Vabbè, insomma, allora, poi... Però ho scoperto che lui si mette le meduse della razza Plumo, che è praticamente il polmone di mare, che non è urticante. Ah, vedi. Cioè è soltanto una specie di papè, cioè tipo quando fai l'ecografia alla pancia, come se fai... Ma lo scopo quello qual è? E niente, per fare cinematografo. Per fare cinema. Però a questo punto io lancio un messaggio a Diletta Leotta, se lo vuoi per lo spot di Intimissimi potrebbe essere un'idea. È l'uomo per te. Ma secondo me adesso c'è un po' questa tendenza qua a fare boiate. Non so se avete visto, sta andando di moda il tiro alla fune con gli elastici nelle orecchie. No, questa... Praticamente invece di tirare la fune, si tira la fune, c'è un elastico che tu metti nelle orecchie e poi tiri fortissimo e vince chiaramente chi fa saltare l'elastico. No, chi fa saltare le orecchie dell'altro. No, beh, le orecchie rimangono. No, perché se salta l'orecchia fai la fine di... Ma no, lo sto dicendo, saltano per forza le orecchie, come fai? No, guarda, adesso ti faccio vedere. Guarda, vedi? Metti l'elastico, via, guarda come gli finiscono le orecchie, che sono degli spunzoni. Sembrano i facsimili di Amelia. E guarda. Che bello sport, non trovi? Sai, secondo me, chi potrebbe vincere la medaglia d'oro? Il re Carlo. Vabbè. Guarda che... Perché lui ha più cartilagine lui nelle orecchie che in tutto il resto del corpo, il re Carlo. Cioè, proprio due piatti della batteria, eh? E no, perché però a forza di far così si dubita dell'evoluzione della specie, però qua sì, ma pensa che questo sport qua è nato in Alaska, perché si vede che lì non avevano niente da fare, c'è solo ghiaccio e neve, dice la sera cosa facciamo, usciamo, dove usciamo, dove andiamo, c'è solo neve, ma perché non facciamo sta gara di elastici? Ed è nata così. Ma c'è gente adesso che ha le orecchie proprio distrutte, ne ha una piccolissima e l'altra tipo come Dumbo. No, ma capisci che anni di evoluzione della specie ci hanno resi così, sì, infatti. Cioè abbiamo perso un sacco di tempo. E poi per esempio adesso nei social, non so se avete fatto caso, chi fa successo non sono quelli che fanno le cose meglio degli altri, ma sono quelli che fanno delle cose che gli altri non hanno mai fatto. E che ci sarà anche un motivo se uno non l'ha mai fatto. Adesso c'è sto coreano che però ti rapisce, che fa delle cose senza nessun senso. Guardalo per piacere su TikTok. Guardalo. Cioè, suona la Marsigliese con gli Stura Lavandini, cioè, capisci? No, ma guarda la faccia poi. Anche perché a forza di tirare quella roba lì ti si svuotano come vanno. No, capite io come sono messa. Perché intorno c'è solo guerra e io devo cercare le cose degli Stura Lavandini, E questo qua va avanti anche facendo altre cose allucinanti. Guardate ancora, questo. Sì. Per esempio, si infila, guarda. Un attimo, ecco. Si infila
in mezzo al sedere un CD. Cosa che... No, però basta stasera. Abbiamo pensato... Ma no, ma scusa, basta, da... è mica colpa mia. Guarda, vedi, si concentra e... Vrabadan, E poi fa proprio... Gran varietà. Minchia come sono figo. Pensa quante gran ore varietà passa questo qua a provare col CD in mezzo. No, guarda che... Guarda questa, l'ultima di lui, perché vediamo, è notevole. Guarda questa, con uno spadino... Tappa le botti, sei capace tu Fabio? No, no, non l'ho mai fatto, però ecco, da domani provo. poveri noi. Ma capisci? Sì. No, ma per tirarci un po' su di morale, perché hai ragione, siamo depressissimi, depressissimi, incazzatissimi. Ah, fammi aprire una parentesi. Prego. Voglio parlare un attimo. Bella, questo sciarpino di paillette, mi sta lacerando qua tutta la gola. L'importante è che ti tenga caldo. Sembra che poi mi siano fatte... Che ti tenga caldo, ghiotti. Che ti tenga caldo. No, mi toglie le rughe, ah, è quello, che caldo. No, allora, non so se succede anche a voi di ricevere le telefonate al cellulare di pubblicità moleste. No, che, perché una volta succedeva che ti chiamavano al cellulare, sì, al numero fisso, erano quei 0,45 milioni. Adesso sono numeri normali. Adesso sono dei numeri di cellulare, sì, normale, 347, 338, eccetera, che tu lo vedi e già senti il padulo arrivare, già senti il cetriolo del malaffare, però magari dici, ah, è un numero che non ho segnato in rubrica. E quindi... No, e rispondi. E rispondi. Ma perché nel 2022, guardiamo, era uscito il registro delle opposizioni, vedi? Chiamate indesiderate sul cellulare, dal 31 luglio si potrà dire basta. Peccato, noi abbiamo detto, dai, allora diciamo basta, perché almeno questo funzionerà. I click day non funzionano, per fare una carta d'identità ci vogliono 18 mesi. Può essere che questo funzioni. Questo... No, perché tu hai detto basta ed è uguale. Guarda, se non è cambiato niente. Non è cambiato niente, come se il macellaio dicesse, ma le dovevo ancora due fette di prosciutto? Tu dici no e lui ti mette un maiale nel carrello. Così. Allora, capite anche voi, no? Allora, suona il cellulare. Pronto? Due secondi di silenzio e poi ciao! Così. Ciao! E ciao cosa? Intanto ciao lo dice a tua sorella, primo. Perché, cioè, io chi sono? Dammi del lei, abbi pazienza, no? Mi dà del tu, solo il mio verduriere, che sono 20 anni che vado da lui. Poi dice, ti interessa un contratto luce e gas fatto con l'energia residua di Chernobyl? No, ma veramente non ci ho mai pensato. L'altro giorno mi chiamano, ciao, ti interessa di fare turismo dentale a Tirana? E io mi sono fermata perché di solito spengo turismo dentale a Tirana. Cosa vuol dire? Cioè che io vado a Tirana e poi vedo, non so, una chiesa meno... ortodossa, no, mi costa... faccio devitalizzare i morali. Costerà meno il dentista, non lo so. Ho capito, ma ti è mai venuto? No. Cioè, come se mi dicesse, ma hai mai pensato di farti tatuare le sopracciglia a Bangkok? No, non ci ho mai pensato. E poi sono andata a sentire e il dentista Tirana costa, sì, il 60% in meno. Però... Ma come te li fa i denti, il dentista? Di pongo, te li fa di dassi. Lascia stare, non tirare più fuori quella roba. Barroni. Allora sono andata a cercare e ho visto in un aeroporto, vediamo il manifesto, un dentista sardo in Moldavia e Romania. Ma cosa vuol dire? Un dentista sardo, tra l'altro si chiama Dottor Palma, se ci sta, perché ha un classico cognome sardo, che uno dice, ma io voglio andare da un dentista sardo, vado a Cagliari, vado a Sassari, no? Vado ad Alghero, perché devo andare in Moldavia o in Romania? Probabilmente perché se prendo il treno o l'aereo con i trasporti di Salvini può essere... Può essere che io faccia prima ad andare in Moldavia che non a Cagliari. E quindi niente, poi c'è anche il video dentibionici.com che non ho voluto vedere. Brava, brava, meno male, siamo più sereni. Allora, ciao! 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 Allora, ma parliamo della pagina politica internazionale. Parliamo di Kim Jong-un. Kim Jong-un, sì. Kim Jong-un che questa settimana... ha fatto un gesto eclatante. Praticamente quelli della Corea del Sud, attraverso dei droni, hanno gettato dei volantini tipo Mondo Convenienza con su scritto, con la faccia sua, con su scritto quanto guadagna, quanti soldi ha, sì, quanto vale il suo, sì, esatto, il suo orologio. Lui si è incazzato come un puma e vediamo, ha fatto saltare ben due strade.
Vedi? Ora Kim fa saltare le strade che collegano il paese al sud. Sì, ha detto sì? Ma certo, se vendica, ma ti mandiamo Salvini, non c'è bisogno di fare saltare niente. Guarda, 10 minuti ti isola tutta la Corea, è proprio generale. Comunque, ma lui è solito fare queste cose. Quest'estate, sempre per avvertimento, lanciava con dei droni dei sacchi sulla Corea del Sud pieni di immondizia e di merda. Sì. Guarda, la Corea del Nord lancia verso su centinaia di palloni carichi di immondizia e feci anche umane, tra parentesi, non solo animali. Cioè, tu pensa a uno della Corea del Sud che si sveglia una mattina, gli sparano, gli fanno saltare le strade, un altro gli arriva un sacco di merda sulla testa. Cioè, ma capisci? Ma io mi lamento dei semafori di Torino, ma è una passeggiata. Ah, dai, è una passeggiata, certo. Tra l'altro, come si chiameranno mai i droni che lanciano cacca? I merdroni. No, dai, ma stasera è come i bambini di 8 anni. No, dai. Ma perché siamo circondati da guerre? Lei è una bambina di 8 anni. Sto parlando di cose stupide, perché, cioè, dai, è Ucraina, è Medio Oriente, ballando con le stelle, tutti che litigano, non so, Kim Jong-un, Taiwan, ma dai, cioè, siamo stati tranquilli per tutti questi anni, adesso improvvisamente dobbiamo recuperare il tempo per, cioè, la pace non è un'opzione, cioè, è come chiedere il brasato in un ristorante di sushi, è incredibile. E soprattutto noi abbiamo questo elemento qua, fra un po' votano in America e c'è il rischio che vinca anche lui, che è come in una stanza piena di metano far entrare un elefante che ha mangiato bene, una vasca di fagioli. Bene, bene. Meloni per il momento non dice nulla, anche perché come fa? No, e la capisco, cioè, capo di Stato, parteggia per la Kamala e vince Trump. Non aveva a che fare con chiunque sia vincitore. Stava da Dio quando c'era Biden, che era bello rintronato, lei faceva un po' la badante, si faceva accarezzare, lo spostava così e cosa. Invece adesso, poi la Meloni si smelona. E quindi vediamo anche Kamala, Kamala. Ecco Kamala, che è l'altra, che sta cercando praticamente di conquistare anche l'elettore di sinistra, e infatti sta dicendo che ha la casa piena di armi e fra un po' farà la pipì in piedi come i maschi, praticamente. Cioè, questa qua sarebbe quella di sinistra, che ha come il pensiero più o meno quello di Storace, diciamo. Ecco, solo loro due. E poi appunto c'è Trumpone, che è la cosa più incredibile creata dagli americani dopo l'Hula Hoop e il McBacon. Allora, questa settimana Trump ha fatto un comizio in Pennsylvania. Sì. E durante questo comizio due persone non si sono sentite bene. Quindi lui si è interrotto, queste persone sono state portate via. Poi doveva ricominciare a parlare, a fare il suo discorso. Non c'aveva voglia. Non c'aveva voglia, ha fatto mettere la musica, 40 minuti ha ballato. 40 minuti, vediamolo. Per... No, non abbiamo 40 minuti. So play YMCA, go ahead, let's go, nice YMCA. And loud. Hello everybody. Capisci? Il pianeta è anche nelle sue mani, forse. Guarda come balla bene. Sembra quei video di YouTube senza connessione. Cioè, non è, diciamo, un balletto da... Anch'io ballo un po' E tu balli uguale, un po' come John Travolta a Sanremo, sì. Diciamo. Ah, ma è incredibile, tanto vale dare a mio figlio la bomba nucleare, l'accendino e dirgli senti fai te, così è a posto. Quindi a me vedere queste cose mi viene da abbracciare forte Del Mastro e dirgli ti voglio bene. Ecco, questo è bello. L'hai visto quest'estate? No, Del Mastro è andato in visita alle carceri, vediamolo. Cosa è successo? Ecco, sotto il cartello vietato fumare, lui con la sigaretta. Beh, ma che era alle spalle non l'avrà visto. No, dico, era alle spalle, non l'avrà visto. Sì, ho capito, ma è sottosegretario della giustizia, fa attenzione, almeno non farti fotografare. Quindi questo Del Mastro. E poi non so se hai visto Toninelli. Ti ricordi Toninelli, certo, o l'hai rimosso come traumi dolorosi? No, me lo ricordo benissimo. Ex ministro dei trasporti, che anche lui aveva dato una bella botta, diciamo, già tanto che i nostri treni non partano dall'aeroporto. Allora, vediamo lui che scritto, perché ha compiuto 50 anni. Allora, se l'è scritto qua perché magari si dimentica. È palestratissimo. Hai visto che infrastruttura che ha? Vedi? È incredibile, eh? Vedi, le infrastrutture. Addominelli. Addominelli. Addominelli, bravissimo, eh. Adesso io non so se non si ricordava quanti anni aveva o se viene via al 50%. Comunque...
come palestra ci siamo, adesso facciamo qualcosa per la testa, ma invece tra i politici c'è gente che palestra proprio non la fa, tipo il senatore Lotito, vediamo, che come al solito... Ma un'esperienza culturale viva, ecco, è ciò che trasforma un monumento viva in qualcosa di significativo, che dà valore e anime alle pietre. Pensiamo per un attimo al fuoco olimpico. E ogni volta che viene acceso il mondo intero si raccoglie con i valori di fraternanza, secondo me, e competizione. Ascolta. Come la Tosca, che vai a sentire la Tosca, chiudi gli occhi. Perché vuoi non farti distrarre, così ti concentri sulle parole. Certo, certo. Sì, sì, ma lì era già nel sonno REM proprio. Strano che non pedalasse come i cani. Sai che i cani fanno così. A me fa molto ridere perché è un po' come Martin Luther King, I Have a Dream, perché lui qua aveva sicuramente un sogno. E mentre lui dorme, no, perché una volta il problema dei politici era l'assenteismo, adesso è il sonnambulismo praticamente. Ma mentre lui parlava, dall'altra parte a Francoforte, Giuli, sbadabam, ha fatto un altro discorso. Oh, sentiamolo. Sentiamo, questo me lo sono perso. Posso dire che siamo qui per riaffermare la centralità di quel che si può chiamare pensiero solare. Auspichiamo tutti noi che un po' di illuminismo, un po' di Aufklärung illumini la mente di tutti coloro che sono chiamati al momento della scelta di come indirizzare i soldi della cosa pubblica, comportarsi nei confronti dei beni culturali. E tu devi farla quella roba lì, non noi, se no dici a noi. Il pensiero solare, ma tu hai mai sentito? Ma io un pensiero solare non ho ben capito, perché io so, plesso solare, no, ha detto illuminismo, crema solare, no, pensiero solare, pensiero stupendo, no, no, quello fatti bravo, un'altra cosa, no, però se il pensiero solare è energia pulita, quello sicuro, energia pulita che ti fa venire un po' le palle eoliche, però no, allora io mi faccio una lampada col pensiero solare, a questo punto metto la protezione 50, spero che basti, ma sì, comunque tu prova. Chiudiamo con una notizia più seria di questa settimana. Meno male. Mercoledì, no, meno male, una mazza. Hanno approvato al Senato una legge che rende illegale la maternità surrogata, cioè l'utero in affitto. Vediamo. In Italia la gestazione per altri diventa reato universale. La gestazione per altri era già vietata in Italia, ma si poteva fare all'estero, un po' come l'evasione fiscale, cioè qui è vietata, ma se all'estero hai 18 conti correnti intestati al tuo cane, chiudiamo un occhio. Ma da adesso in poi la gestazione per altri non si potrà fare nemmeno più all'estero, tipo negli Stati Uniti, per esempio, dove invece è una pratica perfettamente regolata e sicura. Certo. La maternità surrogata è legale in 65 paesi. In alcuni paesi non è prevista la retribuzione, cioè le donne lo fanno gratuitamente. Sì, come atto di generosità. Generosità. E in altri invece sì, è retribuita e l'Unione Europea la considera un crimine solo se la madre surrogata è costretta contro la sua volontà e ci mancherebbe altro. Comunque, da ora in poi, con questa legge, in Italia, le sanzioni per chiunque farà uso di questa pratica prevedono da 3 mesi a 2 anni di galera e una multa da 600.000 a 1 milione di euro. E come se questo non bastasse, il reato è diventato universale, cioè praticamente equiparato a genocidi, pedofilia, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il che è strano perché tutti gli altri reati le vite le tolgono e questo ne aggiunge. Ma poi dico reato universale. A casa mia universale significa che è una regola per tutto l'universo. Ma se in 65 paesi al mondo viene ammessa la maternità surrogata, se viene ammessa a Londra, a Toronto, a Rotterdam, a Patrasso, vuol dire che al limite è un reato nazionale. Comunque... Finora abbiamo parlato in generale, ma ora raccontiamo di una persona che ha fatto veramente uso della maternità surrogata. Uno che in Italia sarebbe messo in galera fino a 2 anni. Uno a caso, vediamo. Ecco qua, Musk, vedi? Tutti i due, eccoli qua, i comacose. Elon e Melon. Scusa Melons, ma lo sai che il tuo amicone Musk, secondo la legge che hai voluto tu e hanno voltato i tuoi, lo dovresti mettere in galera? Perché il tuo amico Musk ha avuto ben 2 figli con l'utero in affitto. Uno si chiama Tau Techno Mechanicus Musk e un'altra, una femmina,
Hexa Dark Sideral Mask, che lo metterei in galera io solo per quello, non per la maternità surrogata. Quindi spiegami, l'utero in affitto è un reato universale o lo è solo per chi non è amico tuo? Se poi contiamo che Musk si fuma anche i pioppi, Elon dovrebbe essere il tuo nemico giurato, invece fra un po' gli fai parcheggiare le Tesla a Palazzo Chigi. Io non ho certezze su questa materia gigante, complessa e delicata, però so che riguarda l'etica personale e le scelte di ciascuno che meritano rispetto. Si può benissimo non essere d'accordo, pensare che tu non lo faresti mai, ma qualcuno mi deve spiegare dove sta il reato. Tanto più in un paese come il nostro, dove non vanno in galera manco i camorristi, dove invece si cerca di abolire il reato di tortura derubricandolo a semplice aggravante. Lo ha proposto Fratelli d'Italia questa settimana, quindi come si vede il concetto di reato universale sembra essere molto elastico. E voglio aggiungere che se magari l'adozione non fosse un percorso ad ostacoli come Squid Game, aperta a più persone possibili, senza discriminazioni di sesso o stato civile, forse meno persone farebbero ricorso alla gestazione per terzi. Io sono confusa. Pasolini diceva so ma non ho le prove, io invece non so e non ho manco le prove. Quindi invidio Melons, invidio anche la Roccella, tutti gli altri che hanno tutte ste certezze granitiche. Io non ce le ho. Ho le certezze di granita che si sciolgono facilmente. Però so per certo una cosa, avendo conosciuto coppie gay ed etero che hanno avuto bambini così, che la maternità surrogata è un percorso lunghissimo, pieno di intoppi, faticoso e complicato, che richiede una tenacia e un amore spaventosi, e che queste famiglie sono famiglie come tutte le altre, e questi bambini nati così sono esattamente come tutti gli altri bambini, adorabili e adorati. Tutto qui e non mi sembra poco.